camminare sotto la grazia, perché il Signore ci ha voluto bene, ci ha salvato, ci ha perdonati. Tutto ha fatto il Signore, e quella è la grazia di Dio. La normalità della vita. Io davvero, io mi sento con tanti limiti, con tanti problemi, anche peccatore, voi lo sapete. È bello questo. L'amore di Gesù è così, ci dà la grazia gratuitamente, gratuitamente. E noi dobbiamo darla ai fratelli, alle sorelle, gratuitamente. Il Vangelo è come il seme, tu lo semina con la tua parola e con la tua testimonianza. E poi non fai la statistica di come è andato quello, ma lo fa Dio, lui fa crescere questa semina. Ma dobbiamo seminare con quella certezza che l'acqua la dà lui. La crescita la dà Lui. E anche noi non facciamo la raccolta, la farà un altro prete, un altro laico, un'altra laica, un altro la farà. Ma la gioia di seminare con la testimonianza, perché con la parola sola non basta. Non basta. Parola senza testimonianza è aria. Le parole non bastano. La vera testimonianza che dice Paolo. L'annunzio del Vangelo è destinato innanzitutto ai poveri, a quanti mancano spesso del necessario per condurre una vita dignitosa. A loro è annunciato per primo il lieto messaggio che Dio li ama con predilezione e viene a visitarli attraverso le opere di carità che i discepoli di Cristo compiono in suo nome. Prima di tutto andare ai poveri. Quello è primo. Nel momento del giudizio finale, possiamo leggere Matteo 25, tutti saremmo giudicati su questo. Ma alcuni poi pensano che il messaggio di Gesù sia destinato a coloro che non hanno una preparazione culturale. Ah no! No, l'Apostolo afferma con forza che il Vangelo è per tutti, anche per i dotti. La sapienza che deriva dalla resurrezione non si oppone a quella umana, ma al contrario, la purifica e la eleva. La Chiesa è sempre stata presente nei luoghi dove si elabora la cultura. Ma il primo passo, sempre la priorità ai poveri, ma anche dobbiamo andare nelle frontiere dell'intelletto, della cultura, nell'altezza del dialogo che fa la pace, del dialogo intellettuale, del dialogo ragionevole. È per tutti il Vangelo. Questo di andare verso i poveri non significa che noi dobbiamo diventare pauperisti, o una sorta di barboni spirituali. No, non significa quello, non significa. Significa che dobbiamo andare verso la carne di Gesù che soffre, ma anche soffre la carne di Gesù di quelli che non lo conoscono col suo studio, con la sua intelligenza, con la sua cultura. Dobbiamo andare là. Perciò a me piace usare l'espressione andare verso le periferie esistenziali, tutti quelle, dalla povertà fisica e reale alla povertà intellettuale che è reale pure. Tutte le periferie, tutte le crociate dei cammini, tutti andare là, e là seminare il seme del Vangelo, con la parola e con la testimonianza. E questo significa che noi dobbiamo avere coraggio.
Paolo VI diceva che a lui non capiva i cristiani scoraggiati, non li capiva, questi cristiani tristi, ansiosi, questi cristiani che uno pensa se credono in Cristo o nella dea lamentella, non si sa mai, ma tutti i giorni si lamentano. E come sta il mondo? Guardi che calamità, le calamità. Ma pensi, il mondo non è peggio di quello di fa 5 secoli fa, no? Il mondo è il mondo, sempre è stato il mondo. E quando uno si lamenta e va così, non si può fare niente, la gioventù, è così, no? Ma voi conoscete? Io vi faccio una domanda. Voi conoscete cristiani così? Ne sono, ma il cristiano deve essere coraggioso e davanti al problema, davanti a una crisi sociale, religiosa, deve avere il coraggio di andare avanti, con coraggio. E quando non si può far niente, con pazienza, sopportare, coraggio e pazienza, queste due virtù di Paolo. Coraggio, andare avanti, fare le cose, dare testimonianza forte, avanti. Sopportare, portare sulle spalle le cose che non si possono cambiare ancora, ma andare avanti con questa pazienza. Con questa pazienza che ci dà la grazia. Ma cosa dobbiamo fare col coraggio e con la pazienza? Uscire da noi stessi, uscire dalle nostre comunità per andare lì dove gli uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono, e annunciare loro la misericordia del Padre che si è fatta conoscere agli uomini in Gesù Cristo di Nazaret. Annunciare questa grazia che ci è stata regalata in Gesù. Se ai sacerdoti ho chiesto giovedì santo di essere pastori con l'odore delle pecore, a voi, cari fratelli e sorelle, dico: siate ovunque portatori della parola di vita nei nostri quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le persone si ritrovano e sviluppano relazioni. Voi dovete andare fuori. Io non capisco le comunità cristiane che sono chiuse in parrocchia. Ma voglio dirvi una cosa, Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore che quando torna se ne accorge che manca una e lascia le 99 e va a cercare una. Fratelli e sorelle, abbiamo una, ci mancano 99, dobbiamo uscire da loro. Ma in questa cultura, diciamoci la verità, in questa cultura ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza e noi sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare e uscire e trovare le altre 99, quella è una responsabilità grande e dobbiamo chiedere al Signore la grazia della generosità, alla grazia della generosità, il coraggio e la pazienza per uscire a annunziare il Vangelo.
Questo è difficile. È più facile restare a casa con quella unica pecorella. È più facile. E con quella pecorella pettinarla, carezzarla. Ma a noi preti, anche a voi cristiani, a tutti, il Signore ci vuole pastori, non pettinatori, di pecorelle, pastori. E quando una comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone, e parlano, e così, questa comunità non è una comunità che dà vita, è una comunità sterile, non è feconda. La fecondità del Vangelo viene per la grazia di Gesù Cristo, ma attraverso noi, la nostra predicazione, il nostro coraggio, la nostra pazienza. Viene un po' lunga, no, la cosa? Ma non è facile. Dobbiamo dirti la verità. Il lavoro di evangelizzare, di portare avanti la grazia gratuitamente, non è facile. Perché non siamo noi soli con Gesù Cristo. Anche c'è un avversario, un nemico, che vuole tenere gli uomini separati da Dio e per questo instilla nei cuori la delusione quando noi non vediamo ricompensato subito il nostro impegno apostolico. Il diavolo ogni giorno getta nei nostri cuori semi di pessimismo e di amarezza. E uno si scoraggia, noi ci scoraggiamo. Non va, abbiamo fatto questo e non va, abbiamo fatto quell'altro e non va. E guardate a quella religione come attira tanta gente e noi no. È il diavolo che mette questo, no? Dobbiamo prepararci alla lotta spirituale. E questo è importante. Non si può predicare il Vangelo senza questa lotta spirituale. Una lotta di tutti i giorni contro la tristezza, contro l'amarezza, contro il pessimismo, una lotta di tutti i giorni. Seminare non è facile, è più bello raccogliere, ma seminare non è facile. E questa è la lotta di tutti i giorni dei cristiani. Paolo diceva che lui aveva l'urgenza di predicare e lui aveva l'esperienza di questa lotta spirituale. Quando diceva, oh, nella mia carne una spina di Satana, che tutti i giorni la sento. Anche noi abbiamo spine di Satana, che ci fanno soffrire. Ci fanno andare con difficoltà e tante volte ci scoraggiano. Prepararci alla lotta spirituale. L'evangelizzazione chiede di noi un vero coraggio anche per questa lotta interiore, nel nostro cuore, per dire con la preghiera, con la mortificazione, con la voglia di seguire Gesù, con i sacramenti che sono un incontro con Gesù, dire a Gesù grazie, grazie per la tua grazia, voglio portarla agli altri. Ma questo è lavoro. Questo è lavoro. Questo si chiama, no, non vi spaventate, si chiama martirio. Martirio è questo, fare la lotta tutti i giorni per testimoniare, questo è martirio. E alcuni, il Signore gli chiede quel martirio della vita. Ma c'è il martirio di tutti i giorni, di tutte le ore, la testimonianza contro lo spirito del male che non vuole che noi
siamo evangelizzatori. E adesso vorrei finire pensando una cosa. In questo tempo in cui la gratuità sembra affievolirsi nelle relazioni interpersonali, perché tutto si vende, tutto si compra, e la gratuità è difficile di trovarla, noi cristiani annunciamo un Dio che per essere nostro amico non chiede nulla se non di essere accolto. L'unico che chiede Gesù è essere accolto. Pensiamo a quanti vivono nella disperazione perché non hanno mai incontrato qualcuno che abbia loro mostrato attenzione, li abbia consolati, li abbia fatti sentire preziosi e importanti. Noi, discepoli del crocifisso, possiamo rifiutarci di andare in quei luoghi dove nessuno vuole andare per la paura di comprometterci e del giudizio altrui, e così negare a questi, ai nostri fratelli, l'annuncio della parola di Dio? La gratuità. Noi abbiamo ricevuto questa gratuità, questa grazia gratuitamente, dobbiamo darla gratuitamente. E questo è quello che alla fine voglio dirvi. Non avere paura dell'amore di Dio, del nostro Padre. Non avere paura di ricevere la grazia di Gesù Cristo. Non avere paura della nostra libertà che viene data dalla grazia di Gesù Cristo. O come diceva Paolo, non siete più sotto la legge ma sotto la grazia. Non avere paura della grazia, non avere paura di uscire da noi stessi, non avere paura di uscire dalle nostre comunità cristiane per andare a trovare quelle 99 che non sono a casa e andare a dialogare con loro e dirle cosa pensiamo, andare a mostrare il nostro amore, che è l'amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura, andiamo avanti per dirle ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che noi siamo sotto la grazia, che Gesù ci dà la grazia, e quello non costa niente, soltanto riceverla. Avanti.